Ascolta la forza. Sansone. Senti quello che sento io. È la canzone dell'intro del gioco. In cerca di un eroe. Un nuovo re. Ah, avranno presto un nuovo re. Non ti riferire. Ma dai, ma guarda, è trasparente, Shrek, si vedono le corde attraverso. È un codardo. L'ultima volta i miei uomini l'hanno visto nascondersi tra gli alberi. A ogni modo, preparati. Il film è più emozionante. Cioè, il gioco è molto bambinesco sotto tutti i punti di vista. Almeno la trama del film è comunque abbastanza adulta. Wow, il gran finale. Wow, ma è una catapecchia sto posto. Il teatro che fanno vedere nel film è proprio un teatro di quelli incredibilmente belli e esosi. Inizio allo spettacolo. È così patetico, Azzurro. Eccolo, lo sapevo. Ti assicuro che al pubblico giovane questa scadente produzione farà venire il vomito. Artù è Azzurro da giovane. Ma di che è suo cosa figlio. Stai parlando? Sai, per lungo tempo ho detto a Shrek che non volevo diventare troppo lavoro, troppi fastidi. Ma ora so quello che devo fare. Bravo. Un discorso encomiabile. Ora scendi dal palco e smettila di interrompermi. Sei tu quello che deve scendere, Azzurro. Adesso sono io il re. Guardie, prendetelo e incatenatelo. Certo. Comunque, ma cioè proprio, madonna mia. Comunque proprio a livello tecnico, Azzurro è sì un bravo stratega, anche probabilmente a livello militare. Non sarebbe stato adatto a fare il re, però se la trama fosse stata diversa, Azzurro sarebbe potuto diventare magari capo delle guardie. Trova le tazze regale una e fai 5 colpi di grazia, va bene. Vediamo dove sono le tazze. Magari sono comparse qua. In scena. Eccola qui, perfetto. Grazie, missione completata. Posso distruggere la roba? No. Vieni qui. Vieni qua, colpo di grazia. Aia, mi ha tirato un calcio nelle balle. No, e porca. No, e bravo, bravo Artù. Potevano cambiargli il moveset almeno in questa sequenza finale, tipo renderlo più guerriero e ancora non bimbo. Cioè alla fine sta facendo ancora la roba lì, mi nascondo sotto lo scudo. È caduto, aspetta. Sacchettata in faccia. Alle luci, prendete il ragazzo. Vieni qui. Ah, sono tornati i pirati. Questo è il gran finale con tutti i nemici del gioco, in pratica. Perfetto, possiamo smettere di fare. Cucinerò un po' di Ansel. Gli attacchi finali. Ci sono anche le streghe, sicuramente. Bisogno di altro po' di polvere. Perfetto, grazie. Hangar! Da quanto tempo che non vi vedevo. Ciclope, è la tua battuta. Ah, c'è la strega. Porca puttana, la strega però. Il colpo di Artù però è fighissimo. Vieni qui. Madonna mia. Vieni qua. Ti do una scudata in faccia. Porca. Vieni qui. Ecco fatto. Vieni qua, dammi un po' di polvere. Detto così suona malissimo. Venite. Ah, ma c'è un'altra strega. Aspetta. E chi l'ha vista quella? Dove stavi mirando? Cosa sta facendo il ciclope? Ecco fatto, morto anche lui. Combattimento finale? Lo spettacolo è finito, Azzurro. Scendi dalla tua finta torre di cartone. No, no, no. Sapete come funziona. Non è finita finché il grasso orco non canta una canzone. Ah beh, non sono così esperto di teatro, ma sono quasi sicuro che non funziona così. Beh, io sono esperto di teatro. E finisce così. Ma guarda che si vedono le catene attraverso il legno. Prendilo Artù. Dobbiamo difendere Shrek. Aia. Le funi Artù. Trovati un regno da un'altra parte. Vieni qua. Ah, aspetta, aspetta, calmi tutti. Benissimo, la strega. Porca miseria. Mi ha fatto male, è incredibile. Non pensavo mi avrebbe ucciso. Prendilo Artù. Allora, dobbiamo tagliare le funi, ha detto Shrek.
Eia. Oella, ma allora, calmati un attimo, Azzurro. Trovati un regno da un'altra parte. Questo è il mio regno. Mi hanno assunto per questo. Mi dispiace, mi sono parato, stronzo. Intelligenza artificiale. Uella. Incredibile. Incredibile. Ti adoriamo, Artù. Ma con che voce me l'hanno detto? Aia. Calmi tutti. Allora, vieni qua, Azzurro. E io intanto... Ok, lo sapevo che questa non c'entrava nulla. Lo sapevo benissimo, eppure volevo farla lo stesso. Vieni qua. Vieni, Azzurro. Ecco fatto, anche la seconda catena è distrutta. Inchinati, Azzurro, e poi vattene. Lo spettacolo è finito. Bene, è stato un bel momento. Ora, se permettete... Non permettiamo. Combattimento finale, Orco Azzurro. Guardatelo, guardatelo. Un bel pescione, signori. Ma dai, Artù, quando è che è salito là sopra? È stato bello il colpo finale. L'ha tirato via. Ah, così è finito? Neanche una cazzo in finale? No, probabilmente c'è adesso. Principe dei poveri, ma vaffanculo. Ma... c'era un cino. Siamo stati noi a farlo, lo spettacolo. Era uno spettacolo dentro uno spettacolo di uno spettacolo. Coraggio, Shrek, alzati. Madonna, questa è l'animazione più bella che abbiamo visto finora. Ciao, sono Shrek. Shrek, guarda, Arturo. Ma dai, certo, ma è bellissimo in questo modello. Ma fammi il favore. Lo sapevo. Sotto quella spessa, verde, pelosa e puzzolente pellaccia batte un cuore di papà. I miei bimbi. Ma dai, ma sono bellissime sti... Bellissime, è più bello adesso, è quello che intendo. Oh, il dopo festa, Shrek. Forza, è il nostro momento. Dovremmo esserci tutti. E ci saranno noccioline e gelati e panini e banane e lasagne. E adesso che Artù è finalmente re, abbiamo avuto il nostro avvicero, tutti felici e contenti. Non vedo l'ora di un bel decreto reale. Tipo una fornitura vitalizia di cioccolato o di ciliegie o cose simili. Forse potremmo procurarti anche un po' di sapone, visto che... Il palloncino vola via e ci porta i crediti finali del gioco. È finita anche questa serie, mi dispiace. Ci vediamo alla prossima con questa news. Guarda che tramonto, il gioco è proprio brutto. Wow, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche perso il salvataggio di sto gioco del cazzo, ma alla fine l'ho finito. Oh no, basta con... Perfetto, questa neanche i crediti finali. Devo dirlo, purtroppo. Io, conoscendo il 2, sapevo com'era il gioco del 2, era bello. Il 3 mi aspettavo qualcosa di decente, ma no, zero. Dovresti totale, mi dispiace, il terzo è stato proprio orribile. Ci vediamo allora col quarto capitolo, l'ultimo della serie di Shrek. Poi capitoli a parte vediamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!